apprezzato, che mi è piaciuta molto, sono mancati i contatti tra le persone. Perché dico questo? Perché se più o meno il tracciato, il percorso per mettere, per far uscire dalla Siria queste armi chimiche, portarle su una nave, trasbordarle su un'altra nave, eccetera, ci sono stati i contatti e sembra che la comunicazione sia stata efficace, efficiente e immediata, così non è stato ad esempio per quanto riguarda i profughi. Perché noi sappiamo che l'Italia non è terra d'arrivo dei profughi siriani, perché l'Italia non ha aperto ancora centri d'accoglienza per profughi siriani, ma è terra di transizione. Per cui i profughi che inizialmente dalla Siria erano andati in Egitto e in Libia, e lì erano stati accolti, quando la situazione politica e a livello di sicurezza di questi due paesi è decaduta, hanno dovuto rimettersi in viaggio, per cui hanno guadagnato le coste italiane per cercare di raggiungere il nord Europa. Quindi soprattutto Svezia, Germania, che sono i due paesi che hanno aperto delle politiche per accogliere queste persone. Perché mi fermo su questo punto? Perché giustamente per le armi tutti i passaggi definiti, chi deve fare cosa e in quale momento. Per queste persone la Svezia ha detto: io apro i miei confini per i profughi siriani. Però non ha detto come, perché non sono stati aperti i corridoi umanitari. Per cui c'è una tratta in questo momento di questi profughi, di questi fuggitivi, di queste persone, chiamiamole persone perché questo che sono, di queste famiglie, che non potendo più stare in Libia e in Egitto perché manca la sicurezza, hanno dovuto vendere tutto quello che avevano per pagare scafisti che li portassero in Italia e dall'Italia raggiungere appunto in Nord Europa. Sapete, la tragedia che è avvenuta in mare, ci sono stati oltre 1000 morti, tra cui tantissimi siriani, ha commosso un po' tutti, però poi è rimasta lì. Ci sono state altre tragedie, ma ci sono tutti i giorni tragedie. Perché? Perché di queste persone a cui è stato detto: noi apriamo i confini dei nostri paesi, nessuno si è preoccupato di mandare un aereo o una nave e dire: noi vi portiamo, non pagate gli scafisti perché sono delle bande mafiose, perché vi sottraggono il denaro che è vostro, perché vi possono rubare i documenti, perché vi stuprano le mogli all'interno di questi barconi. No, è stato lasciato tutto così. Per cui quello che lei ha detto, che tu hai detto, sono mancati i contatti tra le persone, ma anche per le persone. Cioè la persona umana è venuta meno l'importanza di dire: portiamo in salvo quelle vite lì. Per cui ancora oggi tutte le persone che cercano di fuggire via mare si devono affidare solo ed esclusivamente a queste persone senza scrupoli. Che poi anche gli scafisti si sono evoluti nel tempo, perché tutti gli scafisti che hanno arrestato sono minorenni. Perché queste bande hanno capito che se mettono un minorenne magari la condanna è un po' più leggera. Per cui c'è un traffico all'interno di questa tragedia umana che è devastante. Lo stesso non è stato per le armi, perché le armi arrivano tranquille ovunque. Il latte in polvere, le medicine, gli esseri umani stessi invece devono passare un'altra fila che evidentemente è lunghissima. Per quanto riguarda invece allora gli oleodotti e la ricostruzione, sì, la Siria non è una terra con un grande patrimonio di petrolio, c'è il petrolio, c'è il gas, però non è la Libia e non è sicuramente l'Arabia Saudita. Però la Siria è importante a livello proprio strategico, perché si trova, come abbiamo visto nella cartina che ho fatto vedere inizialmente, praticamente io dico sempre: la Siria confina con il mondo, perché forse quello è il suo vero dramma, che confina con tanti paesi, con tante zone considerate calde, perché se a nord alla Turchia, a est all'Iraq, sotto alla Giordania e Israele, dall'altra parte c'è il Mediterraneo, il Libano, non abbiamo citato nemmeno un paese dove la situazione è tranquilla, abbiamo parlato di tutti i paesi dove c'è una eterna conflittualità. Ora, ripristinare l'altura del Golan, questa è un po' propaganda del regime, perché il regime si giustifica dicendo: io sono tutore dei diritti dei palestinesi. In realtà, come dimostrano i fatti del campo profughi di Yarmouk, il regime li perseguita, li sta devastando, non è un loro tutore. Per quanto riguarda invece i ribelli, chi sono? Allora, io contesto a volte la parola ribelli perché ha sempre un'accezione negativa, perché all'interno di questa parola in realtà si racchiude un microcosmo di realtà molto diverse. Perché ci sono allora quelli che in realtà rappresentano la volontà popolare, la volontà della strada, del siriano semplice, chiamiamolo così, sono i militari dell'esercito siriano libero, cioè quelli che hanno disertato per dire: noi costituiamo una forza di opposizione. Però non sono più soltanto loro, si
si sono andati a costituire una galassia di sigle, di gruppi, che ognuno risponde poi a qualcuno, anche tra di loro non sono coordinati. Cioè non è che tutti questi gruppi facciano squadra per dire fermiamo il regime. In realtà molti di questi gruppi che si considerano appunto ribelli sono degli infiltrati che vengono da fuori e che non hanno nulla a che spartire con le ragioni del popolo siriano. Noi infatti abbiamo sentito delle cause, dei nomi, dei proclami che dicono questo cosa c'entra adesso con la Siria, questi chi li ha chiamati? Per cui anche il movimento a livello proprio militare è un movimento particolarmente confuso e questo fa avvantaggia il regime, perché se anche tra oppositori, tra ribelli non riescono a mettersi d'accordo, non diventeranno mai una vera e propria forza, per cui l'unica forza vera sarà sempre quella del regime che continua a avere rifornimenti di armi in ogni circostanza. Io ecco, contesto la parola ribelli, a volte mi piacerebbe sentire la parola, non so, partigiani, la parola oppositori, e in realtà non si può usare questa perché c'è una confusione, ma anche perché questa confusione un po' è alimentata, nel senso che il siriano che ha disertato per difendere il suo popolo è chiaro chi è evidente, o il siriano che magari qui hanno ucciso la famiglia, che ha abbracciato un'arma, è evidente cosa vuole, mentre chi viene da fuori non si sa sempre che cos'è che vuole realmente, se vuole davvero difendere i siriani è arruolato da fuori, è armato da, diciamo così, patriottismo anche se non è la sua patria, o se è lì per combattere una guerra parallela per conto di non si sa chi, perché nessuno ti verrà a dire io combatto per l'Arabia Saudita, io combatto per questo, per quell'altro. Tutti si trincerano dietro questi nomi, si danno delle sigle come se fossero dei partigiani della religione, ma in realtà con la religione non hanno nulla che spartire, per cui il quadro è molto molto complesso. Oggi in Siria, anche per capire chi è alleato di chi, non si capisce. Perché queste bande che ad esempio adesso sono ad Aleppo, all'inizio si sono dichiarati sostenitori della causa siriana. Quindi hanno detto noi siamo dalla parte dell'esercito siriano libero. In realtà poi hanno ucciso alcuni capi molto importanti dell'esercito siriano libero. E quindi hanno dimostrato che, come dicevo prima, molti di loro non sono per il rovescio della medaglia rispetto a quello che è il regime. Cioè dal punto di vista della sicurezza oggi una parola più siria non può essere pronunciata, perché il quadro è particolarmente complesso. Non so se ci sono altri.